Sono poche le denunce in Basilicata per il reato di usura, segno che in chi cade vittima degli aguzzini prevale ancora paura e sfiducia. Lagonegrese, Vulture Melfese le zone più colpite. Per questo è fondamentale il ruolo delle associazioni che si occupano di contrastare il fenomeno nel convincere le vittime alla denuncia e fare prevenzione. Di questo e delle possibili modifiche della legge anti usura 108 del 96 nella direzione di un sostegno preventivo a chi è in difficoltà si è dalla Fondazione Antiusura Insieme Uomo in collaborazione con l'associazione Libera. L'incontro, come ha spiegato Don Marcello Cozzi, fondatore di Libera, ha avuto l'intento di trovare delle strategie di miglioramento dell'operato delle due associazioni attraverso il dialogo comune con istituzioni, forze dell'ordine, associazioni e rappresentanze sindacali. A dare il loro parere, il commissario regionale antiusura Egidio Basile, Domenico Zotta, garante del contribuente, Vincenzo Telesca, rappresentante dell'Associazione Adiconsum, Giovanni Casaletto, sindacalista CGL, Pietro Bianchi, coordinatore della Fondazione Antiusura, insieme uomo e rappresentanti delle forze dell'ordine. Una sinergia di forze, dunque, che sembra essere la risposta giusta allo sradicamento del fenomeno nella speranza che si possa finalmente dire c'era una volta l'usura.